Buongiorno, buongiorno per svegliati, bentornati a prima di tutto, dopo questo primo assaggio di festività natalizie con un mini ponte della Immacolata, si torna alle attività quotidiane. Oggi Teleponte vi offrirà come al solito l'appuntamento con il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, e poi parleremo anche di Banca del Vomano. Però come al solito, prima di passare alla rassegna dei quotidiani locali che sono in edicola questa mattina, vediamo quali sono le previsioni del tempo con il servizio curato da meteotermo.it. Previsioni in Abruzzo al mattino variabile con deboli rovesci di neve sulle aree montane, moderatamente nuvoloso sulle aree litorane e collinari. Neve oltre i 1050 metri. Nel pomeriggio variabile sulle aree appenniniche, parzialmente nuvoloso sulle aree costiere. Tra sera e notte variabile con deboli rovesci di neve sui rilievi, moderatamente nuvoloso sui settori adriatici. Quota neve sui 1050 metri. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 6 e 9 gradi nelle conche aculane marsicane, tra 11 e 14 gradi sulle pianure adriatiche. Venti moderati settentrionali, mari poco mossi. In provincia di Teramo, al mattino variabile sulle aree collinari e montane, poco nuvoloso sulle aree litorane. Nel pomeriggio variabile sulle aree appenniniche, poco nuvoloso sulle aree costiere. Tra sera e notte, moderatamente nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 9 e 12 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 11 e 14 gradi sulle coste. Venti moderati settentrionali, mari poco mossi. Apriamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che sono stamattina in edicola con il quotidiano dell'Abruzzo il Centro, che in prima pagina dell'edizione Teramana punta ancora su quello che sarà un annuncio di Natale molto triste in generale per il lavoro anche guida dalla crisi che ormai dalla quale non ci si sem sembra, non dobbiamo più risollevarci. Lavoro Teramo è ultima, è l'annuncio del quotidiano, i dati dell'Inps sulla crisi, la mobilità nel 2014 è aumentata del 18%, un record che porta Teramo al fanalino di coda della regione. La cartolina di centropagina è su uno dei temi del Natale, la tradizione che si rinnova ad Atri, ieri un po' in tutta la regione si sono accese le luminarie e gli alberi di Natale nei vari centri, nella tradizionale data dell'8 di dicembre, ad Atri c'è stata la notte magica della tradizione con i faugni. 4.000 persone, ci dice il centro, hanno assistito ad Atri all'evento eh, all tradizionale. Si schianta su un rimorchio e muore la tragedia sulla bonifica l'incidente stradale, in cui ha perso la vita un 29 di Monsampolo del Tronto. E poi questa notizia che eh, insomma allarma un po' la città: bulli minacciano e derubano un tredicenne davanti ad una scuola. Poi vedremo all'interno di cosa si tratta. Voglio segnalarvi. Eh, qui nel fogliettino in basso pagina della prima pagina dell'edizione di Termo del Centro, una notizia particolare del Buongiorno Abruzzo eh, del Centro, se ci rubano anche l'albero di Natale, insomma, è una notizia eh, tra il curioso e il drammatico, quello che è avvenuto a San Sebastiano de Marsi nell'ultimo fine settimana una frazione di Ortona dei Marsi, dove addirittura hanno rubato un albero di Natale di 6 metri dopo che eh, era stata impiegata una nottata da parte dei volontari della Proloco per sistemarlo in attesa dell'accensione di ieri dell'Immacolata. Vedremo che anche sugli altri giornali c'è questa notizia curiosa, se ci rubano anche l'albero di Natale, è una riflessione Amara ma eh, reale di quello che obiettivamente succede anche per gli alberi di Natale. Andiamo alla pagina della regione per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Nella pagina Abruzzo si parla di associazioni industriali perché oggi dovrebbe essere il giorno della grande fusione tra le confindustrie di Pescara e di Chieti. Oggi, infatti, come ci dice il quotidiano abruzzese, al foro Boario c'è l'assemblea della nuova associazione, a gennaio poi l'elezione dei nuovi organismi eh, dirigenti sono i primi passi verso la fusione delle due associazioni degli industriali, quella di Pescara e di Chieti, quelle di Pescara e di Chieti sono due grandi eh, associazioni a livello regionale che ovviamente seguono le tracce già segnate in altre zone d'Italia. Un po' per spending review, un po' per fare blocco rispetto alla crisi. Per quanto riguarda il mondo dell'associazionismo tra gli industriali, ricordiamo che una traccia è stata eh, segnata anche a Teramo, tra Teramo e l'Aquila, con l'iniziativa che ha visto fondersi le eh, associazioni degli industriali giovani, giovani industriali della provincia di Teramo e dell'Aquila. Con la presenza affidata al teramano Gianmaria De Paolis per arrivare a una fusione tra i senior cosiddetti della Confindustria e di Teramano dell'Aquila, però bisogna aspettare almeno altri due anni perché di recente proprio la Confindustria dell'Aquila ha rinnovato per il, bienio, per il prossimo biennio i suoi organismi di eh, vertice. Oggi l'Assemblea dovrebbe dunque ratificare la fusione delle Confindustrie di Chieti e Pescara, questo è un passo che poi dovrebbe portare successivamente a una unione di una Confindustria abruzzese. Veniamo alla pagina di Teramo, della cronaca di Teramo del Centro, con il titolo importante che vediamo in prima pagina, sulla crisi del lavoro con i dati dell'Inps. Sono 12.500 le persone con o senza occupazione che percepiscono ammortizzatori sociali. È il dato più alto nella regione. Nel grafico pubblicato in questa pagina vediamo anche come i numeri non ammettono discussioni. Teramo ha avuto un aumento del 18,4% davanti a Chieti che ne ha... Eh, ha fatto registrare il 6,6%, c'è ovviamente una discrasia enorme tra il dato regionale e il totale abruzzese, che ha fatto segnare un aumento dello 0,6%, termo addirittura 12 punti sopra. Si parla ancora in, eh, di Camera di Commercio per premiare i dipendenti e le aziende con il premio alla fedeltà al lavoro consuet consueto ogni anno della Camera di Commercio, con il riconoscimento del primo speciale anche alla memoria di Salvatore Di Paolo, ex presidente di Confindustria, prematuramente scomparso a Teramo. Andiamo poi a sempre nel mondo del lavoro e dell'industria, oggi tre aziende teramane presentano alla Camera i nuovi progetti innovativi che utilizzano il web. Due imprese teramane e una di Roseto presentano infatti innovativi prodotti digitali, il Social sulla scuola, il sito che scambia prodotti e pubblicità e nuove app gratis. Insomma, il mondo dell'industria è sempre in eh, movimento per cercare di combattere la crisi andando ovviamente dietro a quelli che sono gli sviluppi della tecnologia. A Teramo ancora al comune si parla di scuola bus smentita, al comune la CIS può imporre il riassorbimento degli attuali dipendenti, domani il confronto tra enti, ente e sindacati, si parla ovviamente della ditta Fratarcangeli, del bando del trasporto urbano eh, scolastico, eh, si va verso il rinnovo al 23 dicembre quando scadrà la proroga alla ditta eh, Frusinate della Fratarcangeli. c'è preoccupazione per il riassorbimento cioè per il destino dei 22 autisti e dipendenti della eh, Fratarcangeli Arcangeli che potrebbero perdere il lavoro in caso di eh, non affidamento del servizio ancora alla ditta, alla ditta laziale. Poi c'è la polemica tra la Confartigianato e Tancredi per quanto riguarda i mercatini negati, affronteremo questo discorso dopo anche con il Sindaco per avere anche una sua valutazione da, di quello che è stato e si è visto in questo fine settimana nel centro storico di Teramo con eh, il mercatino dell'artigianato, che poi tanto artigianato non era. Parliamo ovviamente anche dell'accensione dell'albero di Natale. Notizie di cronaca nella terza pagina del quotidiano Il Centro: in cella per il soprannome La Cassazione lo fa eh, liberare. Sei mesi in carcere con l'accusa di essere coinvolto in un maxi traffico di droga dopo l'intercettazione di due detenuti. Per i giudici gli indizi non sono sufficienti. Poi di spalla la tragedia della battuta di caccia al cinghiale Bellante, oggi l'addio al cacciatore ucciso da un colpo al cuore alle 15, tutta Bellante si riunisce per dare l'addio a eh, Giuseppe Beppe eh, Ciabattoni. Ancora su Teramo, eh, ragazzino di 13 anni derubato dal cellulare e minacciato. È l'episodio di bullismo che si è registrato davanti a una scuola, in particolare a Piazza Dante, i carabinieri indagano, c'è il sospetto che dietro il furto di un cellulare ad un tredicenne ci sia qualcosa di più ampio e drammatico, ovvero delle vessazioni di una banda di eh, ragazzi eh, sempre minorenni, ma che eh, minacciano e vessano eh, ragazzi più eh, piccoli. I carabinieri della compagnia di Teramo stanno cercando di fare chiarezza dopo alcune denunce. Castello, il comune riaccende le luci e chiede 2 milioni. Brucchi D'Alfonso deve riassegnarci al più presto i fondi, stanziati da chiodi e poi bloccati. L'edificio va restaurato fino al 7 di gennaio. Il castello sarà illuminato dalle 17 alle 2, in concomitanza ovviamente con le festività natalizie. Torna ad illuminarsi un eh, tesoro della cultura cittadina che però aspetta lì. Eh, immobile la possibilità di venire definitivamente restaurato su un eh, tira e molla di eh, finanziamenti prima assegnati e poi tolti dopo eclatanti anche annunci ah, abbiamo sempre in tema di festività natalizie ad atri in provincia tra mito e religione la notte dei faugni rende magica atri la manifestazione tradizionale più di 4.000 aspettano l'alba ascoltando bennato per poi sfilare e accendere il grande falò in piazza Duomo. È effettivamente una eh, emozione partecipare a questo evento che ogni anno si rinnova ad atri con l'accensione del Grande Falò nella piazza centrale. Andiamo ancora alla cronaca nella pagina da vibrata. Si schianta contro un rimorchio e muore. Ancarano la vittima un 29enne di Monsampolo sulla bonifica. Non c'è alcun segno di frenata, probabile un colpo di sonno. Ancora in giro per la provincia, grande corteo di studenti contro l'Europa e Renzi, quella che si annuncia per venerdì a Giulianova è la protesta dei ragazzi degli istituti superiori di Giulianova e Roseto che insieme agli universitari dal liceo Curi arriveranno in piazza del mare. Poi l'inaugurazione della nuova ambulanza della Croce Rossa raccolta con i fondi della beneficenza, eh, sempre beneficenza con 2.000 euro per la scuola raccolti. Per il, con il mercatino natalizio organizzato dai genitori della Don Milani e poi in questa cartolina il centro torna ancora sulla vicenda del Cosciard morto assistito dalla sua cagnetta laica Kurt l'Austriaco con fiori e lubini dove dormiva appunto Kurt. Andiamo avanti in pagina sempre della cronaca di Teramo del quotidiano d'Abruzzo. Il centro ha restato. Per usura ad un commerciante assolto dai giudici. Un'altra vicenda di una ingiusta detenzione. Infatti, la eh, persona arrestata in questo caso si rivolgerà alla, allo Stato per chiedere i danni. Altri resta in carcere sette mesi dopo la denuncia del negoziante. Ma secondo i giudici il fatto non sussiste a distanza di tanto tempo. Poi c'è la polemica a Roseto: Pavone tra Pavone e WWF. Pavone eh, replica: Io non merito il premio Attila. Il sindaco ricorda a WWF di aver bonificato discariche e rimosso l'Eternit a Roseto. Anche a Roseto è stato dato in via alle visite natalizie ufficialmente con l'allestimento del grande albero di Natale, la novità di quest'anno, che a Roseto ci sarà anche la pista, la pista del ghiaccio. Andiamo a Pescara dove il problema dei debiti del Comune è veramente pesante. Il Comune in pre sesto, la colpa è dell'ex giunta scambi di accuse tra vecchia e attuale amministrazione sul disastro finanziario. In arrivo un piano per risanare i bilanci, possibili aumenti anche per asili e mense. Si parla tanto di eh, problemi e di crisi, il comune di Pescara sta rasentando veramente il fondo e c'è il rischio che ovviamente questo abbia, una riflessione, abbia un riflesso scusate, sulla eh, cittadinanza con aumento di eh, rette per asili e per le mense. Vediamo questo caso particolare è drammatico dello studente che per caso uh, gettando i rifiuti in un cassonetto individua un cane un uh, simil pincher in fondo al contenitore dei rifiuti e lo salva studente salva gettato tra i rifiuti, abbandonato dal suo padrone Billy è stato curato e rifocilato. poi affidato ad una nuova famiglia c'è da dire che il cane aveva il microchip è stato anche individuato chi lo ha gettato nel cassonetto, ovviamente adesso ci saranno come dire ripercussioni penali per questo insano gesto di un proprietario, forse stufo del suo animale. Alessia sarà la Madonnina del Presepe di Rivisondo, vi siamo in cronaca dell'Aquila, la sagra rappresentazione tradizionale più antica d'Abruzzo che si rinnoverà a gennaio. Studentessa dello Scientifico a 15 anni, giovanissimi sono anche gli altri personaggi. Per la prima volta presentazione a Sulmona durante l'evento Ars, Eros e Cibus. Il vecchio tribunale riaprirà a maggio del 2015, c'è una conferma di una notizia che era stata data scusate, anche nei giorni eh, passati. Il vecchio tribunale tornerà nella eh, restaurata sede di, de, del palazzo di via eh, 20 settembre, dopo la distanza di qualche anno dal sisma che lo ha lesionato. Ecco, il centro ci dice che è in vista il trasloco dalla frazione di Bazzano. Passiamo adesso alla cronaca di Chieti, perché c'è allarme per i negozi svaliggiati. C'è un vertice dal prefetto, eh, l'ondata di furti ha colpito eh, un bel po' di eh, esercizi commerciali. Con Fartigianato lanciano allarme, vetrine sfondate, mezzi aziendali che spariscono. La categoria chiede sicurezza. Oggi a Vasto, poi leggiamo qui dall'articolo di spalla, eh, a Vasto arriva il presidente del Senato, Grasso. Ovviamente la città è blindata per un giorno. Il presidente del Senato, che è la seconda carica dello Stato, arriva ad inaugurare il monumento dell'arma. Andiamo adesso ancora avanti nelle pagine della cultura per sottolineare questo articolo del centro che ci ricorda che c'è una doppia mostra a Teramo, storia ed arte, per raccontare la vita della biblioteca Delfico. Sono iniziative importanti per... Continuare a celebrare il bicentenario della eh, storica biblioteca cittadina eh, teramana. Alle pagine dello sport adesso per andare a vedere direttamente cosa succede al Teramo. Teramo, sei veramente da playoff? È la domanda che si pone il centro questa mattina. In Lega Pro adesso ci saranno per il diavolo 5 gare. Per capire quali possono essere le ambizioni dei biancorossi, ma per sognare servono rinforzi, rinforzi che però sono in forse. Considerate le dichiarazioni del presidente Campidelli dei giorni scorsi che ci annunciava che il budget è stato ormai sforato. Donna Rumma, gol dedicato alla mia famiglia: ci tenevamo a vincere in casa, è stato il match winner della gara di eh, domenica in eh, casa contro il Prato. E nella prossima trasferta ancora in Toscana contro il Pontedera. Bene, abbiamo visto cosa c'era sul quotidiano Il Centro, adesso prima di passare agli altri quotidiani un attimo la linea alla regia. Il quotidiano La Città adesso, firmato dal direttore Alessandro Misson, che punta sulla notizia di cronaca dei ladri di smartphone a scuola, inganni, minacce e violenze agli studenti. I genitori denunciano una banda di ragazzini. Secondo il quotidiano La Città dunque il fenomeno dietro all'episodio di bullismo nei confronti di un tredicenne che vedevamo sul centro ha un aspetto molto più ampio e drammatico con una vera e propria banda, come dice l'articolo della città, almeno tre ragazzi che prendono di mira i ragazzini all'uscita di scuola davanti alle scuole superiori, probabilmente i più indifesi. Si schianta e muore a 29 anni contro un tiro in sosta nella bonifica, l'altra notizia di cronaca, il campeggio nella prima... Pagina, poi il riferimento all'Immacolata acceso in piazza il Natale degli eventi eh, Teramani. La cartolina di centropagina della città è dedicata invece al successo del Teramo sul Prato, a ragionamento adesso sulla classifica che vede i biancorossi nella zona alta della Girone B della Lega Pro Teramo Calcio Vivarini. Questa è la strada eh, giusta. Di spalla poi ancora Cronaca con i risultati dell'autopsia sulla, eh, sulla salma del cacciatore ucciso per errore dal fratello durante la battuta di caccia al cinghiale trapassato da spalla a spalla dal proiettile del fratello e poi in basso da segnalare questa notizia di Giulia cede una balaustra, il lungomare monumentale cade a pezzi andiamo all'interno del quotidiano con le pagine abruzzesi la notizia del cagnolino buttato nella spazzatura e salvato da uno studente Soprattutto il rientro della salma a vasto dell'italiano ucciso in Germania, oggi si terranno finalmente i funerali per, la suo, per il suo delitto, ci ricorda il quotidiano La Città e in stato di fermo un altro italiano. Andiamo ancora avanti, ecco la fusione, punti critici prima del voto perché oggi eh, in Consiglio regionale arriva in aula l'approvazione del, eh, della fusione. Delle aziende di trasporto regionale in un unico organismo. I sindacati depositano un documento in regione sui nodi da chiarire prima della decisione su ARPA, GTM e Sangritana. Ancora su Codiano la città: denunciati i bulli che rubano i cellulari. Ecco la notizia che vediamo in prima pagina. Eh, posso fare una telefonata e la scusa per farsi consegnare lo smartphone. Poi scattano minacce e violenze sui coetanei. Minacce e violenze agli studenti davanti alle scuole, i carabinieri indagano. Sui casi avvenuti in centro storico. Poi di spalla il eh, quotidiano La Città ci segnala ancora un attentato al Tordino, altri sversamenti dei liquami sul fiume. Approfittando della domenica mattina si riprende la segnalazione fatta dal blogger Giancarlo Falconi sui due punti. L'ennesimo sversamento, saremmo almeno al quarto episodio nel fiume Tordino in questo, eh, in questo 2014. il Pallettone da caccia, l'ha trafitto da spalla. A spalla. Ieri l'autopsia su Giuseppe Ciabattoni, 49enne, ucciso per errore dal fratello in una battuta al cinghiale. Ricordiamo che oggi alle 15 si svolgeranno i funerali nella chiesa di Bellante Stazione. Si schianta contro un rimorchio, ancora cronaca, è cronaca eh, tragica. Muore a 29 anni, incidente sulla bonifica Cristian Lanciotti di Monsampolo. È morto dopo il trasferimento all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Fedeli al lavoro e protagonisti del progresso, anche eh, in questo caso si parla dell'assegnazione della cerimonia di conferimento dei premi alla fedeltà al lavoro, come da tradizione alla Camera di Commercio che ha assegnato i riconoscimenti del 2014. Un premio, dicevamo anche, alla memoria per Salvatore Di Paolo, e qui c'è l'elenco di tutti i premiati del 2014. La ASE non ceda alle pressioni di Caccioni, c'è la polemica a distanza tra la CIS e l'Associazione dei Fisioterapisti, critiche sull'appalto sull riassegnato per quel che riguarda l'assistenza domiciliare integrata della AS di Teramo. Scuola Bus, nessuna garanzia per gli autisti, bando per il nuovo gestore. Anche in questo caso è la CIS a chiedere di inserire un criterio per riassumere l'organico attuale. Dicevamo che se sono in bilico i posti di 22 dipendenti tra assistenti ed autisti della Frat Arcangeli. L'Avvocatura Comunale, da parere contrario, il Sindacato replica duramente: le leggi ci sono, si applichino. Ovviamente, il Sindacato vorrebbe che il nuovo gestore riassorbisse i dipendenti in eh, uscita dalla Frat Arcangeli. Ecco, L'articolo che riguarda l'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie nel centro di Teramo ieri, in coincidenza con la festività della Immacolata, il concerto del Braga fa da preludio all'albero e alle luminarie, luci anche al castello della Monica. C'è da dire che rispetto allo scorso anno, e poi ne parleremo anche di questo con il sindaco, non è che sia un grande albero quello che è stato sistemato al centro della piazza di eh, Piazza Martiri, sarà sicuramente un albero e un'icona, come dire in questo caso quest'anno minimalista, però insomma ha fatto storcere il naso ai più. C'è la polemica anche sul Capodanno, come ci ricorda il quotidiano La Città, Teramani boicottate il Capodanno delle carriate di straniere a parlare è il consigliere arancione Gianluca Pomante che critica il fatto che il comune stia individuando i nomi eh, di eh, vecchi cantanti e stelle eh, della canzone italiana, l'ospite per il concertone di fine anno in piazza Martire, e suggerisce invece l'alternativa di affidarlo a delle, a delle star o comunque a dei talenti eh, teramani locali. Utilizzare quel denaro per investire magari in città. Andiamo nella pagina della Provincia: la città ci ragiona su della, eh, sulla tanta voglia di secessione da nord a sud della Provincia. Vogliono, eh, I comuni vogliono fuggire dalla provincia di Teramo, Ancarano e Silvi, sono i simboli di un malessere più volte segnalato ma altrettante volte sottovalutato. Ricordiamo che anche ci sarà un referendum addirittura a Valle Castellana. Ancora nelle pagine della provincia, eh, specificatamente in Val Vibrata, il depuratore arriva in consiglio regionale. Sarà discussa oggi l'interpellanza presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante. A Tortoreto, da mesi vanno avanti le polemiche sulla scelta dei terreni e sulla mancata condivisione per la realizzazione del nuovo depuratore che costituisce una svolta per eh, Tortoreto. Ecco la segnalazione e la denuncia a Giuganova. Il lungomare cade a pezzi nonostante le segnalazioni. Crolla una parte della balaustra, a rischio anche le luminarie. Il sindaco dice non abbiamo soldi per poter riparare questi guasti. Ancora a Roseto, dove ci sono le polemiche sui lavori elettorali in Consiglio Comunale, il PDL e specificamente Norante risponde De Vincenti, sia Bruzzo Civico e l'esperto di asfalti, noi abbiamo ereditato i loro errori. Andiamo eh, velocemente ancora avanti con il quotidiano La Città per passare direttamente alle pagine. Dello sport, per vedere anche in questo caso come viene affrontato il discorso al momento importante del Teramo Calcio. Ecco il titolo del quotidiano La città, è il tecnico biancorosso che parla. Vivarini avanti sulla strada eh, nuova. Ovviamente c'è soddisfazione a Teramo per l'ennesima vittoria in casa contro il Prato, che rilancia nei piani alti della classifica del girone B della Lega Pro alla squadra di eh, Campitelli. Bene. Questo era il quotidiano La Città, adesso noi andiamo a concludere la nostra rassegna stampa leggendo cosa c'è sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero nell'inserto a Brusso. C'è la notizia della possibilità che alla guida della saga arrivi Jakovcic, un imprenditore di Pola, che è anche titolare, come dice D'Alfonso, che il Messaggero ha intervistato un po' ad ampio raggio sulla politica regionale. Dice D'Alfonso che è il titolare del dossier sull'Euroregione Adriatica a Bruxelles. Il messaggero ci ricorda che oggi all'emiciclo arriva in aula la Società Unica dei Trasporti, il governatore stesso definisce questa riforma una riforma in ritardo di vent'anni, anche qui in alto c'è la notizia del Presidente del Senato che arriva a Vasto per inaugurare la sede della nuova caserma dei... Carabinieri di spalla la notizia che dicevamo curiosa che a San Sebastiano de Marsi, una frazione di Ortona de Marsi, è stato rubato l'albero di Natale del paese. Forse per fare una battuta, quello di Teramo non lo ruberebbe nessuno, eh, considerato almeno come abbiamo visto nella recensione delle luminarie di ieri. A Pescara, sempre sulle luminarie, il messaggero ci dice: Dicembre di crisi, gente in giro, ma negozi vuoti. Pescara, le poche luci delle feste. certo che. In tutto Abruzzo c'è eh, la crisi e si, eh, questa crisi ha un riflesso ovviamente anche sull'allestimento delle luminarie. Andiamo velocemente con il messaggero sulla pagina della Regione: l'intervista a D'Alfonso che parla di riforme, trasporti, dirigenti e eh, questa possibilità della presenza della saga a Jakovcic. D'Alfonso, per la sanità, entro il primo trimestre 2015 arriverà lo stop al commissariamento all'Aquila. Piccole e medie imprese, una strage continua, la crisi si fa sentire anche nell'Aquilano, il messaggero ci dice che da gennaio a giugno in appena sei mesi hanno chiuso i battenti, 745 attività. Nella pagina poi di Pescara, la falsa partenza del Natale senza luci, la polemica si riferisce al fatto che l'albero di Piazza Salotto si è illuminato con un'ora eh, di ritardo. Ma ovviamente dal comune che abbiamo visto in altre pagine dell'altro quotidiano il centro è in stato di predisesto. L'assessore si giustifica dobbiamo fare tanto con pochi soldi. È un po una lamentela comune, quella degli amministratori. Abruzzesi. A Chieti, allarme, furti e spaccate. I commercianti dicono ora basta. Il prefetto Rocco è un problema da non sottovalutare. E a Confartigianato che chiede un tavolo per la sicurezza, è necessaria una task force perché i negozianti sono terrorizzati. Ancora avanti, adesso siamo alla pagina di Teramo, il messaggero ci dice che la giunta a Brucchi da oggi è sotto esame, lo stesso sindaco ha annunciato, come più volte ribadito, che entro primavera ci sarà la verifica. Eh, ovviamente noi ne parleremo di questo anche con il sindaco che sarà con noi dopo la rassegna stampa. Non ci sono grandi novità sui titoli della pagina del messaggero di oggi, delle notizie che abbiamo già visto o sentito al Tg di Teleponte. Andiamo eh, velocemente allo sport, anche qui c'è il titolo sul Teramo Calcio e sul buon momento della squadra biancorossa. Donna Rumma, un gol che fa volare il Teramo. La protezza del centravanti ha regalato il successo sul Prato. Modulo nuovo per noi attaccanti: non è cambiato molto. Si è riaperto, intanto ci dice il messaggero, uno spiraglio per Di Matteo, potrebbe arrivare in biancorosso a gennaio. È tutto per la rassegna stampa di questa mattina dei quotidiani locali in edicola. Io riconsegno per un momento la linea alla regia, vorrei passare al salotto di prima di tutto e ad accogliere il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Buongiorno, buongiorno, sindaco. Commentavamo di dove, quindi, purtroppo la notizia di cronaca di questa notte che sta tenendo un po' a destra tutta l'Italia per la morte del piccolo Loris in Sicilia. Alla fine è stata arrestata la mamma con l'accusa di omicidio colposo. Però è occultamento di cadavere, vediamo gli sviluppi poi nel corso della eh, giornata. È una notizia che stride con il Natale. Ieri, immacolata, come da tradizione, sono state accese le luminarie un po' in tutta la regione, ma anche in Italia. Anche a Teramo è avvenuto questo. Eh, scherzavamo e ridevamo prima. <ride> mi lasci passare questa battuta sul nostro albero di Natale, obiettivamente poteva essere fatto uno sforzo in più. però sono d'accordo, magari mi si risponderà che siccome l'albero è gratis. Prendiamolo così eh, come, definiamolo un po' come dire, minimalista. No, l'albero di per sé eh, diciamo viene, eh, è stato probabilmente tagliato in qualche bosco, insomma ha quelle caratteristiche. Ora io direi che l'albero più che, che essere, diciamo così, più che l'aspetto estetico è il simbolo del Natale eh, ed è una caratteristica oramai iniziata con l'assessore Guido Campana l'anno scorso L'imprenditore Falone ci aveva fatto dono dell'albero, quest'anno ce l'ha fatto dono la Tercas Banca Popolare di Bari, è un regalo bello per la nostra città, un bel simbolo che cambeggia in piazza, ben illuminato, devo dire anche le luminare sono molto belle, io voglio nuovamente ringraziare i commercianti che in questa fase hanno capito le difficoltà dell'amministrazione che ha investito quello che poteva per, per dare il proprio contributo per le luminare, ma devo dire che c'è stata una grande sensibilità perché poi il Natale, un Natale senza luminare non sarebbe stato Natale, perché diciamo, il contorno, l'ambiente, il calore è necessario, per cui io ringrazio davvero tutti quelli che hanno capito il momento di difficoltà e vede, questo dà proprio un po' secondo me anche la misura della crisi e della difficoltà, perché anche gli stessi commercianti che sicuramente non vivono un momento facile però hanno dato un bel contributo alla città di Teramo e questo credo che, sia la, credo che sia la strada giusta per cercare di uscire insieme da questa crisi. Noi dalla parte nostra cerchiamo di fare il massimo, il tavolo per il commercio è partito, si riunisce, si sta riunendo una volta a settimana, anche se abbiamo detto ogni 15 giorni, abbiamo fatto riunioni diciamo, abbastanza strette negli ultimi, nelle ultime settimane e nell'ultimo mese, e questo è importante. E così, mi sembra che sia anche un osservatore importante, perché lei l'aveva letto anche sui giornali, l'aveva sentito anche in giro, c'è un po' di polemica eh, anche sull'ennesima manifestazione. Del mercatino, del mercatino che comunque coincide con il Natale, per questo bene possiamo chiamarlo mercatino natalizio, però di fatto è l'ennesima eh, allestimento di una eh, mostra, di un mercato più che altro in centro cittadino, tra l'altro accompagnato dalle polemiche sulla presenza dei furgoni, della sosta selvaggia e tante altre cose, eh, che una manifestazione che non era proprio artistica anche se è stata spacciata per tale. Insomma ci vuole un attimino un osservatorio che tenga anche un po' sotto controllo diciamo sì, la qualità anche di quello che viene organizzato in centro storico. Ora questo diciamo che un po si, si ripete un po' da te, da, insomma, da qualche anno. Io credo che per organizzare un mercatino di Natale o comunque per organizzare un evento ci vogliono anche delle risorse. Allora ieri sera parlando con uno dei commercianti in centro storico, tra l'altro anche di, di un'associazione, insomma abbiamo così pensato e mi, lanceremo un'idea, quella di una sorta di comitato organizzatore all'interno del tavolo di lavoro per il commercio, un comitato organizzatore per eventi nel corso dell'anno, cioè cercare di arrivare a far sì che almeno una volta al mese ci sia un evento in città, eh, in collaborazione con le associazioni di categoria, così come è stato ieri, con i commercianti e comunque con tutti coloro che vorranno dare una mano, una sorta di comitato eh, all'interno del tavolo permanente per il commercio che in qualche modo butti giù un calendario degli eventi nel corso dell'anno. Mi sembra un'ottima idea, io l'ho fatta mia perché ieri sera Dario Sfoglia, lo possiamo dire, eravamo lì per il corso a commentare le luminarie e è uscito fuori questa proposta, che mi sembra una buona proposta, perché di fatto oggi più che mai, lo dicevamo prima, c'è bisogno di insomma, unirsi intorno a un tavolo, mettere anche poco ma tante... Tante forze insieme si riesce poi a dare delle risposte e potrebbe essere un'idea per migliorare, come in questo caso, il, questo mercatino, eh, che in effetti voglio dire, è, è un bel mercatino: l'artigianato, c'erano anche degli stand devo dire, veramente, veramente importanti. C'era il mercatino del ferro e c'era lo stand del ferro, mh, davvero bello. Ma poi magari. Qualcosina non c'entrava proprio con il mercatino, però voglio dire, eh, adesso io insomma. cioè portare un po' d'ordine nel senso che non debbano sembrare per forza come la storia delle, delle, dei saldi delle svendite che sono camuffate da vendite promozionali, cioè il mercatino necessariamente non deve esserci per forza per dare la possibilità, non so, magari agli ambulanti di avere qualche data in più o perlomeno lo si venda per tale e non per manifestazioni che con, probabilmente con le produzioni, soprattutto tipiche e locali, eh, poco c'entra insomma. Però vede, guardi, io, una delle mie, cose che mi piacerebbe fare sicuramente a Teramo è un mercatino dell'antichità, proprio con tra virgolette, cioè davvero mercatino come per esempio quello che si fa a San Benedetto, quello che si fa a Ascoli. ci vogliono risorse, ci vogliono risorse perché questi professionisti, questi artigiani vengono ma a certe condizioni, però dobbiamo provarci magari, ecco ripeto, il tavolo permanente con questo comitato potrebbe diciamo, essere come dire, il, un, un, un buon punto di partenza per arrivare poi a organizzare manifestazioni di questo genere. Magari diciamo, meno manifestazioni cercando di elevare un po' la qualità, considerando che le risorse sono, sono, sono Comunque ringrazio oggettivamente la CNA che ieri ha organizzato questo mercatino, ripeto, tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, non è assolutamente una critica, ieri sera ne parlavo con uno degli organizzatori, e gli ho fatti i complimenti, però ecco, dobbiamo in qualche cosa migliorare, a partire dall'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale che attraversa fare le festività natalizie in sana tranquillità, c'è qualche spiffero che dice. Leggiamo sui giornale questa mattina che ci sarà una. Eh, si avvia da oggi la giunta a Bucchi e sotto esame. Ma no, guardino, insomma, non so la, 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 la giornalista a che cosa si riferiva. Noi abbiamo detto e quello che abbiamo detto faremo. E, a parte che la giunta è sotto esame dal primo giorno in cui si è insediata, perché non è che c'è una data, noi abbiamo detto che aspettava un anno, di un anno, perché anche i nuovi assessori devono avere il tempo di poter metabolizzare il nuovo incarico e a un anno facciamo una verifica seria, una verifica di quello che è accaduto, di come è andata l'amministrazione in generale, perché non è soltanto gli assessori che sono sotto esame, è tutta, siamo tutti sotto esame. Faremo una verifica attenta della, della, del lavoro svolto, faremo una verifica dell'aggiunta e poi se ci sarà da cambiare qualcosa, cambieremo qualcosa. Ma il Natale, il Natale è Natale per tutti, per cui comunque dovremo lavorare e continuare a lavorare anche durante le festività natalizie, così come stiamo facendo. Quindi la verifica ci sarà diciamo, a un anno di distanza quindi primavera-estate ci sarà questa verifica e poi eventualmente si cambierà qualcosa. Ci aggiorniamo sul capodanno prima di passare i messaggi? Beh Ci siamo, insomma, però adesso lo ripeto, non, non, non svegliamo chi sarà l'ospite, il Capodanno ci sarà, sarà un bel Capodanno, insomma, anche qui devo dire che il, le attività eh, di ristorazione in centro storico e del bar hanno dato il loro contributo, quindi insomma, ci sarà l'opportunità di festeggiare in piazza. So che ci sono diversi eventi, anche ben organizzati, adesso non lo voglio dire io, ma mi è stato comunicato ieri sera nel, nei giorni prima del Natale, e tra Natale e Capodanno insomma, la città di Teramo... Eh, siamo, siamo riusciti, eh, grazie all'aiuto di tutti, anche, insomma, ad organizzare con, con, pochi, con poche risorse in un momento difficile anche un, un Natale che faccia respirare un'aria di maggiore serenità, anche se sarà un Natale durissimo perché i soldi sono davvero pochi. Tante famiglie eh, non potranno. Eh, come dire, eh, godere della, di, di, di questa festività a 360 gradi, però io spero che porti un po' di serenità, un po' di tranquillità in tutte le case perché ce n'è bisogno dopo un anno durissimo, quello che abbiamo attraversato è stato un, un anno davvero Una durissimo. Una città che prova ad essere viva. Possiamo andare dalla regia con i messaggi, ce ne sono come al solito tanti, ovviamente cerchiamo e raccomandiamo ai telespettatori di non mandare più sms in una eh, mattinata. Polizia Municipale e Compani a Teramo, questi sconosciuti saranno pure sotto organico, ma per quel che si vede in giro c'è un solo commento. Non pervenuti, sabato era eh, tutto un imprecare delle persone sulla solita andata di, ondata di accattoni e venditori abusivi. Ma li vediamo solo noi? No, no, li vediamo anche noi, però eh, non sono d'accordo, sabato mattina... C'erano due vigili, c'era il vicecomandante eh, con, un, con un, un appuntato in giro, con un maresciallo in giro e devo dire che cercavano di respingere eh, questi, eh, queste persone che si nascondono dentro i portoni, dietro le vie. Insomma ci stiamo lavorando, li, li fermiamo alla stazione, eh, li fermiamo durante il mercato, però è davvero, non è facile, insomma, ci vorrebbero davvero... Ma devo dire che fino ad oggi la collaborazione sia dei carabinieri che della polizia c'è stata, c'è bisogno ancora di un giro di, diciamo così, di chiave per cercare di... Eh, io non, non riusciremo a bloccare questo, questo meccanismo perché adesso hanno capito che col treno li blocchiamo alla stazione e non vengono più col treno cercano strade diverse perché si sono accorti che insomma, noi ogni sabato siamo lì a bloccarli e quindi mi diceva il comandante. In ogni caso sono sempre sui corsi principali, quindi inutile magari aspettare solo il bus o i treni, bensì intervenire perché l'altra mattina si è stato segnalato addirittura che a metà mattinata c'erano probabilmente più accattoni per il corso San Giorgio che pedoni. Che giravano sembrerebbe quasi come dire, una sfida alla sua ordinanza sindaco dal momento in cui è stata emessa l'ordinanza sembra che sia stata una recrudescenza però è su questo. adesso su questo le fuori discussione che sono attività criminali eh, perché eh, giustamente si fa la distinzione tra gli indigenti che hanno veramente bisogno e che vengono spesso aiutati e quelli che fanno un business dietro a questa eh, vicenda dell'accattonaggio ovviamente dove c'è sono organizzazioni criminali ben scientificamente disposte sul campo diciamo così ma sono dei veri e propri racket che ne abbiamo Scoperta una che si cambiava sul lungo fiume, come abbiamo detto, e siamo riusciti a bloccare questa attività. Però è davvero difficile, sono vere e proprie associazioni criminali. Comunque l'ordinanza adesso c'è, le forze dell'ordine devono farla rispettare e noi saremo molto attenti e vigili su questo. Però devo dire che insomma una prima fase l'abbiamo affrontata e direi anche bene poi è chiaro che capite bene che insomma la possibilità di entrare a Teramo non è soltanto non è facile questo vuol dire, però non, è, non è un evento una cosa che accade soltanto a Teramo accade in tutte le città d'Italia e anche questo è ma si, andremo in un discorso diciamo nazionale e la polemica è, più è forte in questo momento ma... Sindaco buongiorno a chi dobbiamo il magnifico colore verde ramarro della cupola centrale del palazzo di giustizia se il comune che L'edificio, eh, sa il comune che l'edificio, anche se non vincolato, è citato sui testi di architettura contemporanea e gli interventi di manutenzione devono essere rispettosi dell'immagine originaria? Il lavoro è, comple è completato o il danno? Vediamo se continua ancora il messaggio lungo. Anche in questo caso preghiamo i telespettatori di essere abbastanza sintetici. Vabbè, comunque mi sembra chiaro era, comunque... il messaggio. Ma guardi, no, il lavoro non è completato. Lì pioveva, se lei si ricorda. Il nostro palazzo di giustizia so bene che è sulle principali riviste di architettura, anche se non sono un architetto, e lei sa bene che ha bisogno di, di, una, di tanti, tanti lavori di manutenzione. Ma noi non abbiamo le risorse. Ripeto, le vorrei far notare che il Ministero di Grazia e Giustizia due anni fa, su eh, 6 milioni di euro che ci doveva restituire, ce ne ha ridati soltanto due di soldi dovuti per le attività. Quindi, voglio dire, che anche il Ministero probabilmente vive momenti difficili. Eh, quel, diciamo, quello che è stato fatto è un lavoro parziale, le cupole sono rivestite di, di, diciamo, di rame, di una... però è chiaro che adesso non abbiamo le risorse per poterlo completare. Sa bene che anche grazie all'attività del presidente Spinosa è stato messo in campo un concorso di idee che dovrebbe portare anche ha delle risorse per cercare di fare la giusta manutenzione per quanto riguarda la cupola. Si torna a parlare ancora di amianto nelle scuole. Buongiorno Sindaco, faccia meno chiacchiere e più fatti. L'amianto è ancora presente in bella vista della villa comunale vicino alle scuole Zippiri e Infanzia Michelessi. Ma no, Guarda, io di chiacchiere ne faccio davvero pochi e di fatti, insomma, credo che poi la dimostrazione ce l'abbiamo avuta lo scorso anno quando si è votato sul discorso dell'amianto. Gli ho detto che sarà tolto e credo che oggi. Se il tempo è clemente inizieranno i lavori per togliere quell'amianto. Io vorrei dire che siamo risultati i primi a livello regionale per un progetto sull'amianto, abbiamo tolto l'amianto in tutte le scuole delle nostre città, in tutte. 197 mila euro sono i famosi soldi che, per cui sono andato a Roma, per cui la settimana scorsa ero a Roma a battere i pugni sul tavolo del Ministro perché, ci, perché queste risorse arrivassero. Quindi insomma da questo punto di vista devo dire che la, la sua critica non è giustificata. Sulla, sulla, su quello spazio nella villa, mm, ma vede poi noi ci preoccupiamo giustamente e lei fa riferimento all'amianto che si trova nella, 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 nella villa comunale e sono pochi metri quadrati, poi però non ci preoccupiamo di tante altre, di tante altre situazioni a, a cui sono soggetti i nostri figli e noi, però di qua, a quelle non facciamo caso, ma non fa niente, fa parte della, devo dire, bisognerebbe, guarda, bisognerebbe che ci guardiamo un po' più intorno. Andiamo avanti con i messaggi... Buongiorno e auguri a tutti. Caro sindaco, per Natale ci fa trovare sotto l'albero l'apertura del ponticello sotto la Team. Sarebbe un buon gesto, soprattutto per le famiglie che ci abitano. Guardi, io lei ha ragione. Io, mercoledì, c'è un CDA della Team Ambiente. e Devo dire che farò sentire nuovamente la mia voce al CDA perché, insomma, non è, non è possibile. Devo dire, non è possibile. Insomma. Io poi ho chiesto una relazione all'amministratore delegato su chi ha seguito i lavori, perché l'impresa ha fatto davvero i miracoli, però voglio dire chi ha fatto il progetto è il, il dirigente che sta seguendo i lavori, voglio sapere bene come mai i tempi così lunghi perché davvero sono ingiustificabili. Oramai quel guado è finito da diverso tempo, non si capisce perché non si apre, ma già ho fatto un primo intervento, aspetto una relazione, comunque cercheremo per Natale di farlo aprire. Ancora con i messaggi. Una persona in difficoltà dorme tutte le notti sotto la galleria dell'ex cinema Apollo. Lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo, abbiamo anche contattato i servizi sociali, però una persona diciamo, che non ha intenzioni di ricevere aiuto in tal senso eh, non è che possiamo fare più di tanto, noi abbiamo anche attivato i nostri servizi sociali, vediamo un attimino cosa riusciamo a fare, perché ieri un cittadino mi diceva sindaco ma faccio un TSO. Io posso anche fare un TSO, ma poi il TSO ha una durata breve perché non è che si possono tenere le persone all'interno del reparto di psichiatria per chissà quanto tempo. <coughs> è un discorso sociale che va affrontato, ripeto, i servizi sociali se ne stanno occupando, ma non è una situazione facile, è di facile soluzione comunque. Buongiorno e auguri a tutti, ma a livello di sicurezza le strisce di mezzeria sono costose perché mancano... Provi ad andare verso Poggiocono, Canzano, quando c'è nebbia. Fabrizio. Fabrizio, guardi, quella strada, la statale verso Poggiocono è una provinciale. Ora, noi facciamo già difficoltà ad affrontare il nostre, le, le nostre... Eh, mettere in sicurezza, da questo punto di vista, le nostre strade. Quella è una provinciale. Ci deve pensare la provincia, quindi il suo messaggio lo girerò al presidente di Sabatino, che, insomma, ecco, avrà un bel da fare per quanto riguarda le strade... Eh, però, come si dice, ha voluto la bicicletta adesso pedale. È giusto che le di mezz'aria per la provinciale ci pensi la provincia. Voglio dire, non è compito nostro. Così come mi aspetto che venga sistemata la frana di Miano perché anche quella è un'emergenza importante. Eh, la provincia ha delle risorse per quanto riguarda le, le strade in frana all'alluvione. È giusto che quella strada venga eh, sistemata. Quindi, magari girerò la sua, eh, la, 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 il suo messaggio. Lo girerò al presidente di Sabatino pregandolo. insomma di fare la strada, l'asciugia la, 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 la di mezzaria è vero insomma strada. le strade sono veramente delle strade da far west quando passava la dirigenza nei, ve film, nei vecchi film sul, uh, sul west buongiorno si parla tanto di eh, cose futili ma noi di contrada mezzanotte non abbiamo una strada possiamo, eh, possiamo, passiamo in una mulattiera grazie per questo Natale speciale guardi io spero di riuscire a fare a uh, uh, per Natale a ridare la strada a contrada mezzanotte, sono al corrente, sto seguendo la situazione. E adesso il Ruzzo diciamo, ha finito proprio, la propria attività da qualche settimana. Devo dire, e noi stiamo, abbiamo trovato le risorse necessarie per sistemare la strada. In settimana dovremmo approvare la delibera e poi far partire i lavori di sistemazione. Lì non è stato facile trovare il motivo per cui c'era stata quella frana importante. E quindi ha ragione, ha ragione, cercheremo per Natale di dare, uno, di dare questa risposta a questo territorio. Non è stato facile trovare le risorse. La Caro Sindaco, buongiorno, ma se il Comune non ha i soldi, come pagate le spese per il Capodanno invece di fare eh, spese inutili, perché non ci abbassate le tasse che la tredicesima per chi la prende è già andata via? Allora, noi non spendiamo una lira, non abbiamo speso una lira né per il Natale né per il Capodanno. Per il Natale noi abbiamo pagato soltanto l'attacco la, la, diciamo Enel, Enel per quanto riguarda le luminarie in città, in tutte le frazioni. e Per il capodanno non tiriamo fuori una lira, sono tutti contributi che vengono da sponsor, poi diremo anche quali sono nei prossimi giorni. Ma l'amministrazione comunale non tira fuori una lira né per il capodanno né per il Natale. Credo che abbiamo messo in bilancio 1000 euro. Per il Capodannino, fra eh, Natale e Capodanno, per la festa per i bimbi, perché quello, diciamo, è stata una scelta, solo 1000 euro, però per dare un segnale ai bimbi per far sentire diciamo, di più il Natale. Tutto qui. Sul discorso delle tasse, guardi, mh, io credo di, insomma, su questo, eh, ma di aver dimostrato che ah, non siamo il comune più tassato d'Italia. Eh, è uscita diciamo, questa classifica sulla Tari che ci vede il 49° posto fra tutte le città italiane sulle 106 province eh, con 20 euro sotto la media nazionale sulla Tasi guardi, non è colpa nostra io spero che un altro anno con la, questa local tax una nuova tassa ogni anno ne approviamo una speriamo di avere la possibilità di decidere noi che aliquota applicare e come applicarla io dico solo questo io spero che il governo decida Finalmente, di destinare, di dire queste sono le tasse comunali e ne risponde il sindaco Brucchi, queste sono le tasse nazionali e ne risponde il premier Renzi. Soltanto così anche i cittadini avranno la possibilità di capire come incide Brucchi nelle, tasse, nelle tasche dei cittadini Teramani e come incide invece Renzi, perché finora così non è stato. Noi siamo stati costretti a fare, a fare il, gli esattori e a questo gioco non ci stiamo più, ovviamente. Buongiorno Sindaco, perché le telecamere nei cimiteri delle frazioni non sono previste? Ma lei non lo sa che a Forcella, dopo alcuni giorni che avevano rimesso le grondaie di rame, se le sono rubate, lei non, fa, non ha il coraggio di eh, tornare a Forcella e spiegarci del nostro mal tolto? Buona giornata, ha rubato lei il rame? No, io, no, io non ho rubato il rame, io a Forcella tornerò senza nessun problema. Eh, ma insomma, le telecamere, perché? le telecamere al cimitero centrale hanno un motivo: il cimitero è molto grande. Eh, non, non c'è eh, difficoltà a tenerlo sotto controllo tutto, soprattutto se poi eh, diciamo, può succedere qualcosa anche nell'arco della giornata o la sera quando il cimitero si chiude, questo non accade nei cimiteri frazionali, io vorrei dire una cosa sui cimiteri frazionali, noi siamo uno dei pochi comuni in Italia che riesce ancora a mantenere tutti i cimiteri frazionali, uno per ogni frazione, questo non accade in tutte le città italiane. Tenga presente che in tante città italiane c'è il cimitero cittadino, un solo cimitero, e gli altri sono stati chiusi perché i cimiteri frazionali hanno dei costi. Noi li vogliamo mantenere, ovviamente, non possiamo pensare di mettere una telecamera in ogni cimitero, anche perché significherebbe perimetrare tutto il cimitero e, e davvero i costi diventano esorbitanti. Il fatto che rubano le, il rame lo rubano anche al cimitero centrale, stai tranquillo, non soltanto a quello eh, frazionale. Ma su questo insomma, credo che. Non possiamo farci niente, maggiore controllo, maggiore sorveglianza sarebbe utile e importante, anche se sulle telecamere c'è una polemica con i sindacati che vorrò capire. Ecco, insomma, questo, fino ad oggi la situazione delle telecamere al Cimitero è stata, eh, non è stata possibile per l'opposizione dei sindacati perché invocavano la legge sulla privacy e rispetto al Ma lavoro di dipendenti. Io credo che davvero, noi non, cioè, siamo un paese che non ci possiamo salvare. Io credo, adesso la privacy di cosa? Di cosa? Noi non dobbiamo dimenticare che le telecamere a Ragusa sono state determinanti, probabilmente per quello che ho letto dai giornali, per scoprire chi è stato l'assassino di quel, quel bimmetto. Ora ci vogliamo occupare della pravia, della privacy nei confronti di chi degli operatori, perché magari qualcuno può vedere se un operatore lavora o non lavora, ma non scherziamo, non scherziamo. Le, le, le telecamere ci devono essere ci deve essere la possibilità da parte di chi avrà questo compito di verificare al momento quello che sta accadendo all'interno del cimitero, altrimenti non ha senso altrimenti non ha senso ognuno il proprio lavoro, i sindacati facciano il loro l'amministrazione comunale fa il suo la dirigenza della TEAM fa il suo ma è davvero pazzesco questo davvero pazzesco, ha ragione Renzi ha ragione il primo ministro Renzi da questo punto di vista, i sindacati pensino a fare i sindacati, si vogliono occupare anche delle telecamere adesso andiamo avanti con i messaggi Buongiorno, lei dice che ora in regione non si sta facendo nulla e quindi è lecito che la gente non chieda nulla. Ma cosa si è fatto negli anni precedenti per Teramo quando alla regione c'erano almeno cinque esponenti teramani, compreso il Presidente? Guardi, Io non so quando ho detto che ora in regione non si sta facendo nulla, però lei me lo, diciamo, me lo imputa. Io non ho detto questo. Io le posso dire però che quando c'è stato Gianni Chiodi al governo della regione Abruzzo, questo territorio è stato privilegiato. Abbiamo ricevuto finanziamenti per circa 30 milioni di euro in cinque anni, abbiamo fatto il conto qualche giorno fa, che ci hanno permesso di risolvere tanti problemi. Uno su tutti, Teramo Traffico Zero, tutte queste rotonde non le avremmo mai potute fare con le nostre risorse. Quindi, vogliamo parlare dei 3 milioni 750 mila euro per la riqualificazione del corso? Quindi, voglio dire, l'elenco è lunghissimo. Io non ho mai detto che Regione non si sta sul, facendo niente. Sul castello della Monica. Sto ce la no, io per allora, il ieri sono stato così intervistato da Gennaro della Monica sul Castello e ho detto che spero che insomma, entro Natale ci venga comunicato, entro la fine dell'anno, ci venga comunicato quello che mi è stato anticipato dal Presidente D'Alfonso e anche da Ruffini sul fatto che i fondi del Castello della Monica resteranno a Teramo. E io insomma, eh, non, non metto in dubbio la parola del Presidente della nostra regione. Eh, D'altra parte, D'Alfonso amministra soltanto da pochi mesi, quindi credo che non si possa, dopo pochi mesi, chiedere da, di tirare, già, tirare già le somme per quello che è il suo operato. Questo lo vedranno i cittadini abruzzesi alla fine del, del proprio mandato. Quindi, però è chiaro che quello che a Teramo è dovuto noi lo, lo chiederemo, non soltanto i fondi per il Castello della Monica. Durante i cinque anni di giunta a Chiodi, teramo, di giunta a Teramo ha avuto tanto. Complimenti per l'albero in Piazza, quando ero piccolo io non c'era mai nulla. Vabbè, da qualche anno che noi facciamo quest'albero, prima si addobbava eh, quel, quel, quell'albero che si trovava un po' lì sopra alle scale del diurno, da, da, credo l'anno scorso l'albero in piazza, ma guardi, si cerca di fare davvero il possibile, ripeto, il clima natalizio è importante, l'albero, ora, più bello meno bello, comunque un albero c'è, ben illuminato, le luminari sono belle, il clima natalizio si respira, questo è importante. Ancora un altro messaggio, Sindaco, ma a Casarena si fa il percorso pedonale? L'asfalto in via Monti della Laga sono 500 metri accanto a Casalena, ridotti davvero male. Grazie e buon lavoro. Ma di lì è stata fatta questa prima tranche di asfalti perché poi le risorse sono, sono terminate. E adesso ne parlavo proprio l'altro giorno con l'assessore di Giovan Giacomo, vedremo come reperire altre risorse per completare il lavoro. Comunque i, i tratti meglio. Eh, diciamo peggio, che i tratti che stavano peggio sono stati fatti e sistemati. I lavori vanno completati, non sono finiti. Adesso dovremo fare un utilizzo del ribasso. Insomma, vedremo come, eh, una volta completata la rotonda, come terminare quei lavori. Comunque, i lavori vanno sicuramente terminati. Leggiamo ancora. Buongiorno, Sindaco. Eh, fu luogo eh, Fungo? Lungo il muraglione di eh, sì, Cole Parco sì. prima del ponte San Gabriele ancora non viene ripulito il canale di Scolo delle acque, oggi pieno di terra ed erbacce e lo stesso muro quando verrà messo in sicurezza? Grazie e buon lavoro. Oggi manderò, dirò subito al capocantoniere di questa attività, eh, l'avevo veramente credo questo messaggio l'ho arrivato già la settimana scorsa, 15 giorni fa. E vediamo un attimino. Il muro in sicurezza io non so a cosa si riferisce, non mi risulta che ci siano muri da mettere in sicurezza in quella zona, però per quanto riguarda invece la pulizia delle caditoie. E vedremo di, 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 di segnalare questa attività al capocantoniere. Andiamo avanti. Dopo nove anni di chiusura e promesse di riapertura di via Pagliaccetti espropri, progetto esecutivo, appalti, patto di stabilità, cronoprogramma, cosa ci dice di nuovo? Ci dà una data per il ripristino del doppio senso. Ma guardi, io una data è meglio che non la do perché poi sbaglio sempre a dare le date. Questo è do. vero. E quindi, ma guardi, insomma, eh, lì via Pagliaccetti segna un po' di ritardo. Eh, diciamo che eh, eh, siamo sinceri: insomma, è, un, è una, un intervento da fare, ma sicuramente non rappresenta eh, una priorità. Perché adesso, purtroppo, dobbiamo stabilire delle priorità. Stante la crisi, dobbiamo stabilire delle priorità. Via Pagliaccetti è prevista nel, fra i lavori da fare, insomma, vedremo di metterle in calendario nell'arco dell'anno 2015. Andiamo avanti con i messaggi. Sono tanti, li stiamo eh, mettendo in ordine. Quando ci sarà il parco giochi nuovo a Via guardi, Diaz? In questi giorni stanno lavorando sia su Largo Madonna delle Grazie sia su Via Diaz. Eh, a Via Diaz eh, ci sarà un, bel, un nuovo gioco molto grande. Abbiamo tolto quello che era assolutamente inguardabile, in attesa di, poi del parco giochi definitivo, che, mh, diciamo, di cui ci, ci vorrà qualche tempo ancora. Mentre quello di Largo Madonna delle Grazie speriamo di completarlo. A ridosso delle festività eh, natalizie, comunque ci siamo. Teramo avrà eh, due nuovi parchi giochi insomma, per la gioia dei nostri piccoli, almeno ce ne sono due. Li riusciamo a mantenere, al video a sorvegliare, non è più come si poteva, insomma, non, non si può fare più come si faceva prima. Sì, per passato. le vacanze di Natale, i bambini potrebbero già usufruire di quello della Madonna delle Grazie. IMU sui terreni agricoli ci dà delle informazioni? Noi aspettiamo ancora oggi insieme agli altri sindaci. Il governo deve tornare indietro totalmente su questa attività. Non basta posticipare a giugno il pagamento. Perché, se posticipare a giugno il pagamento significa che a noi, comunque, ci vengono tolti i 387 mila euro, significa di avere un danno grave di bilancio per tutti i comuni italiani. Non è possibile che il governo si sveglia a dicembre e si accorge che non ha i soldi perché di questo si tratta e li chiede ai comuni. Non va bene, ci doveva pensare prima. Si parla tanto di programmazione, noi non siamo disposti a cedere questi soldi, non possiamo andare ai cittadini a chiederle entro il 14 dicembre di pagare l'IMU sui terreni agricoli che noi abbiamo esentato, che noi comunitari abbiamo messo a zero, a zero IMU. Quindi non siamo disposti, entro oggi, massimo domani dovrebbe arrivare una risposta dal governo. Speriamo sia positiva, altrimenti siamo pronti a manifestazioni anche eclatanti insieme agli altri comuni. Mi sono sentito con tanti comuni e con tanti sindaci che sono tutti d'accordo con me sul fatto che questa è davvero una iattura, ma insomma è una cosa che non si fa, non, 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 si fa, non sono cose che se non si fanno in giorno da Cesarini a tempo scaduto, vanno programmate. Doveva pensarci prima il governo. Avanti con i messaggi. Buongiorno, vorrei chiedere al nostro sindaco come mai la CSEP non è ancora eh, aperta. È importante per uh, usufruire di questo centro e ah, dimenticavo se un assessore alla cultura alla domanda cos'è l'OxEP, risponde un centro anziani, forse non abbiamo speranze, non potete più tergiversare le promesse è un dovere mantenerle. È vero, l'avevo promesso anch'io che avremmo aperto a novembre, a dicembre non ce la facciamo, riapriamo il primo gennaio, sono terminate le ore e le risorse sono diminuite anche per quanto riguarda queste attività. L'OxEP lo vogliamo mantenere. Aperto perché è un, non è un centro, diciamo, ci, è frequentato da tutti, da, da mm, giovani e meno giovani, persone più anziane, fanno molte attività, tra l'altro molto frequentato e quindi lo riapriremo dal primo, diciamo, subito dopo le feste di Natale, con la riapertura della scuola per l'anno nuovo. A dicembre non ce l'abbiamo fatta, non è stata una cattiva volontà ma non ce l'abbiamo fatta. La Piazza Sant'Anna sta in un'altra città venduta come il salotto buono, non ha illuminazione nemmeno di un fondaco. Qua non è Natale. Però guardi, non è questione adesso Piazza Sant'Anna sta in un'altra città, Piazza Sant'Anna sta a Teramo, però se le, le attività commerciali di Piazza Sant'Anna non si sono messe diciamo, eh, insieme, non hanno come dire, contribuito a questo discorso, non possiamo farci niente. Noi non abbiamo messo illuminazione in nessuna parte della città, abbiamo dato a tutti l'allaccio Enel, quindi l'energia elettrica, poi le, eh, diciamo, i vari commercianti, bar, ristoranti si sono messi insieme e hanno... Creato le luminarie. Noi quest'anno quest è andata così, noi non abbiamo messo Quindi parliamo che in ogni città, in ogni strada della nostra città dove vediamo le luminarie è perché i commercianti sono riusciti a mettere insieme i comitati, per... i comitati di quartiere, di frazioni, i commercianti. Cioè c'è stato, diciamo così, si, si si è uniti tutti quanti intorno. Ad un tavolo e si è cercato di, 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 di dare una risposta, ma noi non abbiamo fatto illuminare in nessun posto e quindi neanche a Piazza Sant'Anna non abbiamo i soldi, non lo possiamo fare. Sindaco, un'idea per rilanciare il centro di commercio. Dopo un restyling, pensare ad una bella copertura sopra gli edifici stile galleria di Milano dei due corsi? Oddio, guarda. E, è abbastanza peniristica eh, no, questa No, però cosa. era una proposta. Allora, quando abbiamo fatto il concorso di idee c'era una proposta che parlava proprio di questo, di un, di co, della copertura di un tratto, in particolare in corrispondenza dei, del, diciamo, di fronte al banco di quel tratto di corso dove, dove ci sono i, I, due i due porticati. Però lì avremmo problemi, lei pensi che abbiamo avuto grossi problemi anche per quanto riguarda la copertura del, di Largo San Matteo da parte della sovrintendenza. Che mi sembra che sia un sì. progetto ormai abbandonato. No, 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 ci sarà, ma sarà, eh, l'abbiamo dovuta eh, modificare, cambiare, sicuramente non come, come per esempio è presente in tante città eh, a, a, in Italia. E quindi, insomma, però Ci vogliono davvero tante risorse. Noi abbiamo 3.750.000 euro che ci permetteranno di riqualificare tutto il corso da Largo Madonna delle Grazie. Fino a, a piazza Garibaldi e sono davvero. Eh, un bell'intervento, abbiamo completato con la fase dei saggi, abbiamo dovuto fare dei saggi. Finalmente è arrivato il parere della Regione sull'illuminotecnica, c'è una nuova legge adesso che obbliga i progetti ad avere anche il rilascio di un parere sull'illuminotecnica. Io credo che davvero noi siamo, il noi siamo un paese il che non ci possiamo salvare. Invece di cercare di snellire le procedure le complichiamo, le complichiamo con permessi su permessi su permessi su permessi. Comunque abbiamo tutti i permessi. Siamo andati in gara, avremo presto l'impresa e mh, insieme nel tavolo di, diciamo così, del commercio eh, stileremo un nuovo cronoprogramma che a partire da primavera eh, vedrà l'inizio dei lavori lungo i due corsi. Signor sindaco, solo una domanda, per mancanza di materia prima ancora non riesco a pagare la Tari e la Tasi, la pagherò in ritardo, ok per la, la Mora, ma gli interessi per la riconsegna Loculi o ritardo cosa devo fare? Facciamo la compensazione, grazie Gennaro. Oddio, guardi, adesso. Molto complicato quel messaggio. No, però mi sembra chiaro, io non so come mai lei. La... Ah ma di... la materia prima sono i soldi, mi sembra giusto, non avevo capito una cosa diversa. guardi, eh, no, 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 non lo so, noi sulla compensazione eh, allora, tutto sono due enti diversi, diciamo, perché la tale e la tasi, la discussione la facciamo noi, oddio la tal la fa la TEM. E la, mh, mentre per quanto riguarda i loculi è sempre la TEAM, magari se ne può parlare, cioè dire, eh, la compensazione la stiamo facendo dove è possibile fare, eh, dove è possibile farla stiamo facendo una compensazione per cui magari non lo so, eh, si affacci presso gli uffici della ma e se non ha risposte magari poi venga presso i nostri uffici, mh, sulla Tari e sulla, sui loculi credo che si possa Trovare una strada, non lo so, è una domanda alla quale non le vorrei dare una risposta sbagliata, però magari presso gli uffici vediamo di capire se si può fare. Bene, vediamo ancora un messaggio prima di licenziare poi il sindaco: che fine hanno fatto i lavori promessi a Colle Parco con i Pisu? Eh, a validazione del progetto stanno andando in gara, se non sono andati in gara, guardi, non sono informato però ho chiesto l'altra settimana scorsa la storia di Giacomo è stato validato il progetto secondo le richieste del comitato che ci avevano chiesto alcune modifiche sulla piazza perché non volevano alcune cose l'abbiamo modificata e quindi adesso bisogna soltanto aspettare la gara credo che nel nuovo anno Ehm, partiranno i lavori, io vorrei dire questo il Comune d'Italia è uno dei pochi comuni a livello regionale che sta mettendo in campo da così davvero tanti cantieri, adesso detto che ci sono 7-8 gare in corso davvero tantissime gare eh, ed è una microeconomia diciamo, nel, nel nostro territorio provinciale che dà la possibilità a tante imprese di partecipare e di avere risposte credo che sia una cosa positiva se si va in giro non si vede un cantiere in tutto Abruzzo e invece a Teramo ci sono sempre tanti cantieri questo credo. quindi nel 2015 il si sindaco si appresta a fare molte inaugurazioni? Ma no, a parte inaugurazioni 2015 a parte questi cantieri a cui facevo riferimento con le Atterrato ci sono due interventi con le Parco la riqualificazione del corso la rotonda del promenade e il completamento di Teramo Traffico Zero le due rotonde davanti a Ponte San, Fra San Francesco una prima e una dopo voglio dire, i lavori sono davvero tantissimi eh, verranno completati i lavori del, del, dello stadio per Solacqua Viva così il Talateramo Calcio, con qualche mese di ritardo, però ci siamo. Quindi davvero tanti tanti lavori abbiamo fatto e tanti ne faremo con questi fondi Andiamo europei. Vediamo con la ZTL in via Capuani. Sì, guardi allora, oggi ho sbagliato. Sì, Lì c'è un problema diciamo amministrativo. Di amministrativo. E oggi dovremmo chiudere questo discorso, fare la delibera, 48 ore servono di tempo per la, perché l'ordinanza abbia efficacia e quindi speriamo in settimana di, di riuscire a farla partire, tanto lì poi l'attività, la tema deve colorare elastici da bianco e blu, una cosa vorrei dire, in questi giorni eh, insomma ne abbiamo anche condiviso, ci sono, abbiamo ricavato 20 stalli, in quei 20 stalli si può parcheggiare la macchina, questa moda di spostare i dissuasori, i vasi, per poi parcheggiare la macchina, davvero non è, non è un, segno di, un bel segno di civiltà, assolutamente. Grazie Sindaco, noi ci Grazie do appuntamento voi. tra 15 giorni quando sarà proprio l'antivigilia di Natale e potremo tracciare un bilancio un po' più concreto anche con dei numeri di quello che è successo in questo 2014. Grazie Sindaco, l'antivigilia per poi accogliere l'Onorevole Giulio Sottanelli e parlare di banche. Benvenuto all'Onorevole Giulio Sottanelli, eh, Abruzzo Buongiorno. Civico, scelta Civica, eh, parleremo anche di questo ma siamo qui perché questa è una settimana importante, perché infine... Infine di questa, di questa settimana eh, si inaugura la prima filiale della Banca Del Romano. Presidente di questa nuova realtà eh, creditizia locale, eh, un percorso lungo, arriviamo ad inaugurare eh, una filiale, ma si è partiti da tanto tempo per arrivare a questo evento importante. Beh, io penso che sabato scriveremo una nuova pagina della nostra provincia e della nostra regione, una pagina importante di storia perché ritengo che costruire, fare eh, una banca sia una delle cose più difficili oggi per una serie di motivi, sia per la normativa che è diventata veramente una cosa non facile, ma anche eh, per la crisi economica. È un segnale che noi abbiamo voluto dare e ci siamo riusciti con tanto lavoro, con tanta passione e sabato quindi daremo il via a questa nuova pagina di storia. L'abbiamo fatto con eh, compassione, dicevo, perché cinque anni sono lunghi, eh, l'abbiamo fatto con la consapevolezza di dare un aiuto concreto, materiale al territorio. Nessuno dei, di noi del comitato promotore aveva bisogno di una banca a titolo personale, ovviamente. Eh, L'abbiamo fatto con generosità cercando di dare un contributo concreto in un momento difficile, in un'area particolare, la vallata del Vomano, un'area fatta di, di, di persone che lavorano, fatta di imprese, di eh, artigiani e quindi abbiamo voluto eh, realizzare questo progetto. La, come lei sa le, le BCC non hanno scopo di lucro, sono banche. Eh, dove appunto tutta la ricchezza io, a me piace definirla sempre così il vero federalismo applicato alla finanza, cioè tutta la ricchezza che si produce eh, come istituto rimane sul territorio, cosa che non è ovviamente per altri tipi di eh, tipologie di banche, ad esempio le banche popolari o le SPA. La stessa Unicredit ha soci eh, libici, e quindi, eh, oppure quotati in borsa, e pertanto le azioni sono di tutti e quindi in un sistema globale. Le banche di credito cooperativo sono banche legate fortemente al territorio, pertanto tutta la ricchezza che produce in parte va ad alimentare il patrimonio e quindi a fare in modo che la banca diventi più forte per sostenere meglio il territorio, una parte. Massimo il 30%, eh, la legge e lo Statuto dice dal 25 al 30% che vanno destinati al territorio per finanziare progetti ambientali, culturali e sociali. Noi Questo abbiamo... è un dato molto importante perché è un segnale che vi eh, caratterizza per non inseguire come di solito succede nel mondo delle, delle imprese bancarie, il famoso dividendo. Esatto, non c'è la logica del dividendo, ma c'è la logica dei vantaggi. Cioè i soci avranno dei profili. In termini di condizioni di vantaggi rispetto al cliente normale eh, ed, è, ed è importante perché, appunto, non c'è eh, lo stress da parte anche della struttura di dover fare utile perché dietro c'è un padrone, dietro c'è una, eh, una, una governance che ha nella sua indole eh, quella di dare al territorio. Quindi, noi con, questo, con questi principi abbiamo deciso di impegnarci, spendere soldi perché, per fare una banca. Ovviamente abbiamo dovuto, siamo, abbiamo dovuto autofinanziare come, comitati, come comitato promotore eh, perché alla fine sono cinque anni ma eh, tra le certificazioni e quant'altro abbiamo speso eh, vicino ai 150 mila euro. Complessivamente che è stato importante subito all'inizio, poi modificato in corso d'opera da qualche intervento normativo, Voi avete raccolto già 4,2 milioni di euro, mi sembra come capitale sociale, ma soprattutto ha raccolto e eh, radunato, diciamo così, eh, oltre 1700 soci. Questo cosa significa in un territorio come quello Teramano, anche in un momento di crisi? La risposta che avete trovato. Beh, ehm, per eh, riepilogare la sua domanda, noi siamo eh, partiti eh, con, una, con, una, con una normativa che prevedeva minimo 200 soci e minimo 2 milioni di euro. Con questa normativa abbiamo raccolto mille, inizialmente 1200 soci per 4 milioni e 200 mila euro. Abbiamo presentato tutto alla Banca d'Italia nel massimo rispetto della normativa in quel momento vigente. Mentre eravamo in attesa di eh, avere l'autorizzazione della Banca d'Italia, eh, la Banca d'Italia ha modificato ha modificato la, la normativa e ha alzato a 5 milioni il capitale minimo. A quel punto eh, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ulteriormente eh, arricchito il patrimonio di quasi un milione di euro e siamo arrivati a eh, 5 milioni 180. Poi nell'asso di tempo sono maturati anche degli interessi e quindi eh, abbiamo un patrimonio di circa 5 milioni e 400 mila euro che ovviamente sono serviti per avere sia l'autorizzazione e adesso per, per partire nello start up. Lo start up eh, quindi sarà il 13 sabato prossimo, quindi colgo l'occasione per invitare i cittadini che ci stanno eh, ascoltando, eh, faremo la presentazione della banca al territorio e ai soci e alle istituzioni, mentre l'operatività allo sportello partirà lunedì 12 gennaio un'operatività che terrà conto di tutti i servizi che le banche generalmente offrono ai propri clienti, quindi avremo tutti i tipi di servizi già dal primo giorno. Questo è possibile grazie alla nostra partecipazione in una grande famiglia che è quella della holding delle banche di credito cooperativo, quindi noi avremo dal factoring al leasing, credito al consumo, prestiti personali, cessione del quinto. Abbiamo tutti i servizi già dal primo giorno in cui e siamo operativi. Questo è anche importante perché eh, siamo piccoli dove è opportuno essere piccoli, cioè vicino al territorio, conoscenza diretta, con le imprese, con i cittadini. Allo stesso tempo siamo grandi dove serve essere grandi per avere tutti i servizi innovativi e mh, aver prodotto quell'economia di scala perché siamo in tanti. Io ricordo che il, la nostra famiglia delle banche credito cooperative con circa 400 banche, eh, 32.000 dipendenti eh, e quindi con grossi il quarto e il quinto istituto di credito nel sistema creditizio italiano. Quindi facciamo parte di una grande famiglia che ci consente di avere delle economie di scala e quindi di stare bene sul mercato e di competere con le altre, con le altre banche. Quindi il abbiamo... sistema anche abruzzese è molto florido da questo punto di vista perché le realtà creditizie delle BCC in Abruzzo eh, è molto importante. Beh, io dico che più in Abruzzo il sistema delle BCC è fortissimo, in provincia di Teramo è una delle province che rispetto al numero di abitanti, eh, 320.000 abitanti con 5 BCC, penso che sia la provincia con la presenza maggiore delle banche di credito cooperativo tenga conto che nel sistema Italia eh, il mondo del credito cooperativo conta oltre 1.200.000 soci. Quindi la somma di tutti i soci, di tutte le BCC in Italia è oltre un milione di soci. Quindi fa capire anche il radicamento concreto con gli italiani e con l'Italia, a differenza di altri istituti mondiali che ovviamente eh, hanno eh, sede eh, o presenze in Italia, ma realmente poi hanno ovviamente soci in un mondo globale di tutto il mondo. Vediamo questo messaggio, dobbiamo recuperare l'accesso al credito, le imprese dopo il caso Tercas oramai sono strozzate, questo è un argomento molto dibattuto. Lei anche... Eh, da politico, oltre che da Presidente del Comitato promotore, eh, si rende bene conto che questo è il vero problema del sistema creditizio italiano. In questo momento le imprese hanno grandi difficoltà di avere le equità necessarie anche per ripartire. Anche qui mh, io ringrazio eh, il telespettatore che ci ha fatto questa domanda perché mi dà l'opportunità di cogliere un aspetto molto importante delle banche di credito cooperativo. Giustamente il telespettatore ci diceva... Eh, in particolar modo anche dopo il caso Tercas eh, si è creata una, eh, una tensione finanziaria nel, nel sistema provinciale e regionale. È verissimo. Eh, e solo le banche di credito cooperativo, le BCC, possono dare quel tipo di risposta. Perché? Perché se lei fosse un amministratore di intesa o di Unicredit, e okay, ha l'Italia, per non dire il mondo, come mercato. È in un angolo dell'Italia, la provincia di Teramo. Okay. Eh, nel 2012 è stata la provincia con più alto tasso di fallimenti in Italia. Okay. Oggi vive questa tensione finanziaria. Ma se lei fosse l'amministratore delegato di Unicredit in San Paolo... Non darei fiducia al territorio. Presterebbe i soldi alla provincia di Teramo, li dà e li vende, quindi i soldi in altre province, in, al prevenzio. in altre regioni. Quindi mh, le banche nazionali daranno soldi solamente a chi non ne ha bisogno in provincia di termo, in particolar modo, mentre le BCC hanno l'obbligo di lavorare con il proprio territorio. Quando io prima parlavo di federalismo applicato alla finanza, è anche questo, che noi abbiamo l'obbligo di raccogliere, sulla raccolta non proprio l'obbligo, però tendenzialmente la raccolta quindi compriamo i soldi dai nostri cittadini teramani ma anche a livello Italia. Sull'impiego, quindi sulla vendita, siamo obbligati a venderlo nei comuni di competenza, possiamo uscire solo del 5% fuori, quindi se noi venderemo, ad esempio, il nostro piano industriale prevede un impieghi di 25 milioni di euro nel, eh, nel primo anno, quindi noi nel 2015 venderemo soldi per 25 milioni di euro solo il 5% può andare fuori dei 12 comuni nostri di competenza gli altri obbligatoriamente siamo eh, costretti a venderli nel nostro, eh, nei 12 comuni di cui la banca è diciamo, competente quindi ecco la risposta al... non, più, non più i clienti, non più un numero di conto corrente bensì nomi e cognomi, volti di persone conosciute a cui dare fiducia volti di persone conosciute anche qui quando la governance, quando io prima dicevo siamo grandi perché facciamo parte di una grande famiglia dove serve essere grandi? Ma siamo piccoli dove serve il contatto diretto, noi sappiamo se quella famiglia sappiamo la storia di quella famiglia perché viviamo il territorio. Quindi abbiamo questa responsabilità di dare una mano a chi realmente la, la merita e non magari chi vuole speculare. Noi custodiremo con attenzione quello che abbiamo costruito con i nostri sacrifici, con la passione, con il tempo, con le energie che abbiamo profuso in questi cinque anni e il nostro progetto lo custoderemo con grande attenzione. Non daremo spazio a nessun socio, a nessun cliente e a nessun dipendente di poter far male o creare problemi al nostro progetto. Non lo consentiremo come consiglio di amministrazione a nessuno. Quindi saremo rigorosi nelle scelte sulle persone che meritano perché appunto abbiamo fatto questa cosa non per noi ma per il territorio. Quindi noi sulle cose nostre facciamo quello, sul nostro patrimonio quello che vogliamo, ma quel, quel progetto, quel patrimonio è un patrimonio della comunità della Vallata del Vomano, della provincia di Termo e quindi saremo custodi. E saremo come dire, pronti giornalmente a vigilare per far sì che tutto venga gestito nel miglior modo possibile, con la massima trasparenza e nel rispetto dei soci e del territorio. Con questo lei in una recente intervista lo ha ribadito al Codigan Centro, diceva appunto che eh, a differenza di altre situazioni, dove probabilmente la raccolta è qui ma i dividendi e i soci sono altrove, fuori regione, addirittura fuori provincia, ma anche fuori regione, la Banca Credito Cooperativo ha in quest'area di riferimento un punto eh, importante focale della propria attività. Strategica la Valle del Vomano, strategica l'apertura a Cerne di Pineto? Cerne di, di Pineto è stata abbastanza simbolica, una perché è, è la... È la eh, come dire... E la fine della e vallata, sbocco. la foce, lo sbocco naturale e quindi andava a, si andava a incardinare come posizione logistica proprio nel rispetto massimo del nostro progetto che era la vallata del Vomano è lungo la statale eh, 16 e all'interno di un grosso centro di eh, diverse attività alle spalle abbiamo la zona industriale di Pineto e Casoli di Atri eh, abbiamo i due comuni che, appunto, sia perché c'è questa zona commerciale sia eh, perché c'è tutta l'area dietro industriale, eh, di solito sia il Rosetano che il Pinetese volentieri gravitano in quell'ambito lì. Quindi, dovendo eh, scegliere una posizione, perché inizialmente come lei prima diceva in premessa, eh, la, mh, apriremo una filiale dove c'è anche la direzione e la, e la presidenza. Quindi, dovevamo individuare una location che fosse in un certo senso rappresentativa dell'intero progetto, ma che commercialmente poteva essere idoneo per fare in modo che sia un, un, un punto centrale dove è facile arrivare. Si trova parcheggio e di facile indicazione, perché è lungo la 16 e quindi ritengo che la scelta lo, lo, logistica sia, sia eh, buona. Poi abbiamo nel caso specifico una palazzina tutta eh, nostra, tre piani, quindi circa 500 metri quadri e <coughs> rispetto insomma, al target medio delle BCC in Italia, specialmente nello start-up, penso che abbiamo, anche una, abbiamo realizzato una sede dignitosa del, del progetto e della, e della vallata di cui siamo contendi e eh, sabato la presenteremo a tutti coloro che verranno. In questi anni non avete costruito la banca soltanto dal punto di vista dei capitali e dei soci e delle procedure per avviare l'attività operativa, ma avete ovviamente valutato e scelto bene anche management, dirigenti e personale, con una grande eh, possibilità occupazionale tra l'altro. Sì, noi abbiamo fatto questo progetto come comitato promotore e poi siamo diventati anche amici e quindi come si sono sviluppate delle, delle amicizie tra noi profonde perché 5 anni di, di, di lavoro sono tanti, 1719 soci sono tanti, ritengo che siano anche soci di qualità che possono dare alla banca eh, importanti e per un progetto così importante perché 1719 soci di per sé è quota di mercato, quindi noi apriamo con la nostra quota di mercato perché abbiamo 719 Soci. Ovviamente a questo progetto di qualità ambizioso abbiamo voluto affiancare un team eh, di collaboratori che fossero in un certo senso, da un lato, eh, all'altezza di, di attuare il piano industriale, dall'altro anche di qualità sotto l'aspetto della consulenza professionale perché oggi <coughs> il, nel settore dei servizi la differenza eh, la fa eh, il personale perché la nostra BCC come prodotti eh, base avranno prodotti come le altre BCC eh, in, in Italia. Noi eh, ovviamente abbiamo voluto eh, e ricercato una tipologia di personale che dia valore aggiunto al nostro, al nostro progetto, quindi abbiamo preso cinque collaboratori che provengono dalla Tercas, eh, ovviamente li abbiamo selezionati in base alle loro competenze specifiche. Noi abbiamo nel nostro piano industriale un organigramma eh, dove hanno delle funzioni ben precise, quindi abbiamo scelto eh, delle persone che avevano l'esperienza specifica per quelle competenze che a noi servivano. Eh, hanno, sono molto contento di quello che è stato fatto dal direttore generale perché è stata una sua prerogativa quella di scegliersi la squadra. Noi come consiglio di amministrazione abbiamo approvato un piano industriale e abbiamo indicato eh, un direttore generale. Un direttore generale che ha anche esperienze di, una, eh, di più multinazionali eh, e ha anche esperienze di piccole banche perché nel lontano 99-2000 fu anche in Tercas un passaggio che il dottor Di Pietro Lamberto. Eh, era responsabile nel 2000 area marketing eh, della, della Tercas quindi abbiamo preso una persona che eh, ha origini a Bruxelles che dice Vitella del Trondo quindi Teramano eh, ha avuto diverse esperienze tra piccole banche ma anche multinazionali eh, questo l'abbiamo fatta questa scelta pensando di dare una managerialità eh, specifica eh, al nostro progetto cioè non il direttore delle pacche sulle spalle, ma eh, un direttore che conosca bene i presidi di controllo, un direttore che abbia una eh, managerialità nella gestione e quindi una, eh, una persona che fosse anche abituato. Nel suo ultimo incarico, eh, era amministratore numero due di una multinazionale quotata in borsa a livello anche mondiale e quindi abituato anche a delle verifiche, Mensili, bilanci trimestrali, quindi ha un, dire, una visione completa della managerialità che deve esprimere chi sta, chi, sta guida, chi sta in guida di una nuova azienda. Quindi abbiamo dato, mandato a lui di scegliersi eh, la squadra con la responsabilità di arrivare a quegli obiettivi perché abbiamo dato mandato scegliti la squadra ma l'obiettivo il piano industriale è questo e tu sarai responsabile nel cogliere tutti gli obiettivi presenti all'interno del piano abbiamo del piano industriale in Quindi abbiamo preso, la scelta del direttore generale è fondamentale esatto è fondamentale perché l'anima è colui che poi giornalmente deve cogliere a livello gestionale tutti gli obiettivi che il, eh, il consiglio di amministrazione gli dà come mandato quindi abbiamo preso 5 da, da, dalla Tercas, un ragazzo, sempre di Teramo, che però la, lavorava con la banca del Fucino, più altri due che provengono hanno fatto esperienze nel mondo delle BCC. Quindi complessivamente eh, l'organigramma è composto da otto persone più il direttore generale. Eh, re, diciamo, li abbiamo conosciuti e li stiamo apprezzando perché giornalmente già stanno al lavoro per preparare tutto. Che impiantare... <ride> Una, una banca, seppur con, una, con uno sportello, con una filiale, eh, il testo unico bancario, il tub è uguale per tutte le banche. Quindi noi abbiamo gli stessi processi interni, gli stessi eh, i presidi che ha Intesa, che ha Unicredit. Quindi costruirli da zero ed essere conformi già il primo giorno di apertura non è una cosa, non è una cosa facile. Quindi Stiamo tutti quanti lavorando per fare in modo che il 12 di, di gennaio, oltre ad avere tutti i prodotti di una grande banca, abbiamo anche tutte le garanzie, i processi e, le, eh, e i presidi eh, e tutti i regolamenti. Tutto a norma che, se viene la Banca d'Italia il primo minuto che la banca apre, la banca è conforme e in regola in tutti i suoi aspetti. Onorevole Sottanelli, parlato, eh, ha parlato di 25 milioni di, di raccolta di impieghi nel primo anno. Sì. Eh, non c'è soltanto questo dagli obiettivi, si parla anche della possibilità di ragionare già da subito ad una espansione, quindi ad un'altra filiale. Il nostro piano industriale che ovviamente la Banca d'Italia ci ha provato è un piano triennale e dopo 18 mesi già prevede l'apertura la, eh, eh, di una seconda filiale a Montorio. Eh, noi vorremmo attuare anche sfruttando un pochino la tecnologia che oggi eh, c'è, eh, di dare più servizi possibili alle imprese, ai nostri soci, già eh, dai, primi, de, dai primi mesi del, 2000, del 2015 eh, sfruttando appunto alc alcuni metodi eh, della tecnologia per cercare di, eh, perché noi abbiamo una, una, una fortuna. <coughs> la, la fortuna è che eh, stando allo start-up eh, abbiamo anche mh, calibrato eh, la scelta dei dipendenti in base anche a, a un'evoluzione eh, tecnologica di innovazione che c'è stata. Quindi abbiamo un personale che è adatto è pronto, ai prodotti è multimediali. pronto ai prodotti ma ai sistemi anche informatici e quindi riusciremo a, eh, diciamo, a dare buoni servizi già da, già da subito e quindi il nostro prossimo obiettivo formale, ufficiale, è che entro il 2016 apriremo, vedremo adesso il mese, ma apriremo anche a Montorio. Bene, questa è una cosa molto importante, ripeto, eh, crisi del territorio, risposte al territorio, importanti perché soprattutto sulla liquidà le imprese e da qui che il volano dell'economia si rimette in moto. Noi vogliamo, con questo nostro progetto, vogliamo ridare un po' di speranza e far coltivare i sogni ai nostri clienti, ai nostri soci e essere noi uno strumento per raggiungere e cogliere i loro obiettivi. Eh, purtroppo stiamo vivendo un momento difficile. A livello Italia, a livello regionale e all'interno di questo contesto penso che la provincia di Terma è ancora peggio rispetto a livello regionale e nazionale. Eh, forse è l'unico elemento di, no, di novità che abbiamo avuto eh, di novità positiva nel 2014 e forse anche nel 2015. Eh, questo forse non so se è coincidenza, però siamo contenti e orgogliosi di offrire questa opportunità al nostro territorio un'opportunità che cerca di alimentare una speranza e fare in modo che come dire noi noi, noi per prima, noi teramani, ci crediamo e diamo un sostegno e un supporto al territorio. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con l'operatività, anzi per lasciarvi. Eh, c'è questa domanda che riguarda la politica dice, la domanda è Gianluca Pomante è passato da Abruzzo Civico? Piccola parentesi di passaggio sulla politica eh, come dire... è una federazione ero, delle liste civiche ero, una risposta che sì, sarebbe. Sì, vabbè, eh, era come dire una, una domanda politica oggi siamo qui questa mattina me la, me la risparmierei. è passato con noi eh, perché Gianluca rappresenta un suo movimento, una sua lista, Abruzzo Civico non è altro che uno strumento per federare e mettere insieme le energie che ci sono delle varie anime e quindi nei vari comuni che si sviluppano, perché anche dopo, eh, guardiamo il caso Roma, allora c'è Salvini che oggi si erge al nu alla nuova eh, estrema destra, no? però è colui che fino a qualche anno fa No, parlava di, 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 di soldi in Tanzania, Gioielli, Barche Bancomat. I scandali della Lega Nord. Quell'estrema destra la andiamo a ritrovare oggi nel, nella Roma ca Capitale. Se andiamo ad analizzare fino in fondo, sono persone che nella loro vita non hanno mai lavorato. Okay? Allora io penso che la società civile debba avere l'orgoglio di eh, rimboccarsi le maniche e, e scendere e darsi da fare anche nell'amministrare la cosa comune, il bene comune, perché coloro che fanno politica esclusivamente come, come eh, missione principale della loro ed esclusiva della loro vita, co così come quelle persone che vivono di politica, io ritengo che non siano nel tempo dei buoni amministratori. Allora, persone che si mettono in gioco, persone che alimentano a prescindere dai, dai, dai colori partitici. Dei, mo dei movimenti civici che ovviamente vogliono eh, dare un contributo per amministrare la propria comunità. Io dico che bisogna dirgli grazie a queste persone che ci mettono impegno, passione che e faccia. quindi e generosità e capacità, fuori da dagli interessi perché ovviamente hanno la loro attività. Quindi un di più, così come coloro che fanno eh, attività eh, nella Croce Rossa di volontariato, nelle associazioni di protezione civile nonni Vigili, carabinieri in pensione. Tutte quante queste persone. Allora la politica deve essere vista in questo modo: non, è, non può essere un mestiere, deve essere ovviamente un atto di generosità verso, verso il prossimo. Allora, persone come Gianluca ma tanti altri in Abruzzo e in Italia che in occasione delle amministrazioni comunali eh, impiegano tempo, ci mettono la faccia, ci mettono i soldi per dare un contributo. Poi a queste, a queste persone, a questi progetti. Va dato continuità perché passato il momento elettorale comunale. rischia di disperdersi. rischia questa forza. quel patrimonio che si è costruito, rischia di disperdersi. Abruzzo Civico non è altro che un contenitore che va a federare tutti i movimenti civici e dove questo contenitore ha dei suoi rappresentanti nei vari livelli istituzionali, dal, dal Parlamento, a livello regionale e nei, vari, e nei vari comuni. Io penso che possa essere una ricetta importante che vada fuori dai partiti. Classici di persone, perché spesse volte nei partiti, anche laddove ci sono partiti che sono organizzati con le, con le primarie, alla fine non sempre per una serie di motivi riescono ad emergere le persone migliori okay? perché si creano delle situazioni interne e io penso quindi che eh, dare la possibilità all'interno di un contenitore civico che okay, le persone che vogliono dare un contributo disinteressato, abbiano la possibilità di farlo. E Abruzzo Civico si è messa di a disposizione col suo coordinatore Giulio Borrelli, suo ex collega e giornalista della RAI, e quindi eh, per rispondere al telespettatore Gianluca Pomanda insieme alla sua uh, lista, i suoi amici, i suoi dirigenti della sua lista si sono federati con Abruzzo Civico come hanno fatto tante altre associazioni in Abruzzo. Bene, grazie per questo passaggio politico. Ricordiamo allora l'operatività della banca parte da venerdì 12 di dicembre, l'inaugurazione della presentazione ufficiale no. c'è no. per sabato 13 dicembre. Parte eh, lunedì 12 gennaio. Ah, dal 12 gennaio? Per, bravo, 12 ecco, diciamo gennaio partiamo con l'anno nuovo bene. per una la, serie inaugurazione, di anni. e la presentazione ce l'abbiamo il sabato 13. 13. L'apertura dello sportello eh, lunedì 12 gennaio. Perfetto. Banca del Vomano, ringraziamo Sottanelli per questa nuova realtà produttiva e gli auguriamo in bocca al lupo per una eh, stagione del credito nel 2015 che proprio dia la possibilità e che sia testimonianza di, eh, di ritorno alla crescita di una provincia molto ricca, come dicevamo all'inizio. Ce lo ce l auguriamo l'impegno ce lo metteremo tutto anche nel, nel rispetto dei nostri soci, dei nostri clienti e per, poi anche perché ci abbiamo messo la faccia ce l'ho messa io ma ce l'ha messa persone come Mimma Aranciaro come Ercole Cordivari insomma persone, eh, Carlo da D'Adiutori Maurizio Polisimo, non voglio fare l'elenco perché poi dimentico, dimentico qualcuno ma persone di grosso spessore che hanno sempre dato gente che si è fatta da sola gente come Ercole che È andato all'estero ed è tornato qui è partito con il dipendente numero uno. Oggi è la guida di un'azienda che ha oltre 500 di, eh, dipendenti, che dà lustro a tutta la nostra provincia nel mondo perché ha un mercato mondiale, eh, da lui, ma anche gli altri, eh, siamo persone che abbiamo sposato questo pro progetto per dare qualcosina, quello che possiamo, il più. Massimo che possiamo al nostro territorio. Questa è la finalità. In nome di grandi imprenditori della provincia di Teramo. Grazie onorevole Sottanelli che sia un buon Natale con questa inaugurazione anche a tutti i ragazzi. Se altri mi anni. dà l'opportunità, visto che lei Prego. ha fatto gli auguri di Natale, non so se avrò l'opportunità dall'emittente dall Teleponde. Quindi, oltre a confermare l'invito per eh, sabato all'inaugurazione, mattina e pomeriggio. Eh, volevo cogliere que questa occasione quindi ringraziare lei e l'editore le per dare gli auguri di un eh, sereno Natale a tutte le famiglie della provincia di Terme che comunemente ascoltano quasi tutte Teleponte e gli auguri di un eh, buon Natale con l'auspicio che il 2015 possa essere un anno dove ognuno di noi possa raggiungere gli obiettivi, i sogni e le ambizioni che è giusto che ognuno di, di, di noi coltiva. Noi ringraziamo l'onorevole, ricambiamo eh, cortesemente anche a lei auguri di buon Natale. Io vi saluto per, per adesso, vi ridò eh, l'appuntamento alle edizioni del TG, ore 14 ore 19 e ore 19.15. Buon proseguimento di mattinata.